città. È un rosso stracupo, un rosso di sangue versato. Povera fontana ferita, il rosso che hai, il cuore ci freme. Lei tace, non cessa il rossore, ma non dice più nulla. Presto, andiamo in suo aiuto. Iniziamo questa serata con questo video sulla fontana. Voi tutti ricorderete la fontana del 25 novembre, era stata fatta così in occasione della giornata per la sensibilizzazione contro la violenza delle donne. In quel momento a noi sembrava un peccato che il discorso fontana cadesse in quel modo e quindi c'è stato questo spunto della Compagnia di Verdi che si è concretizzato in questo video. In una performance appunto che è stata fatta nel pieno di dicembre con tante volontarie che erano anche esterne rispetto alla Compagnia di Verdi, che si è concretizzata in questo video con cui ci è piaciuto appunto aprire invece questa giornata della donna dell'8 marzo, perché era molto significativo per noi, rappresenta proprio un filo rosso che ci piace raccogliere e seguire, quindi di anno in anno, di appuntamento in appuntamento, perché comunque parlare della situazione femminile oggi ha ancora un senso. È inutile che stiamo qua a specificarlo, perché magari noi siamo fortunate, noi viviamo una situazione particolare, però ci sono tante donne ancora che non godono, diciamo, degli stessi privilegi, quindi è giusto parlarne, è giusto fare una riflessione insieme. E con questo io ringrazio tutte le volontarie che hanno partecipato quella sera e ringrazio tutte quelle che parteciperanno anche questa serata, perché
Anche questa è una serata che si fa un po' da sé, nel senso che la regia è della compagnia Anni Verdi che mi ha aiutato a tirare le fila, ma ci sono tante volontarie che sono anche di provenienza extra compagnia Anni Verdi, e che c'è chi si è offerto proprio totalmente volontario, c'è chi è stato contattato da noi perché è conosciuto dell'arte dell'arte, e lo spettacolo è uno spettacolo che senz'altro saprà meravigliarvi e divertirvi e emozionarvi. Lascio quindi la parola a loro e ringrazio tutte per la partecipazione e tutti, perché chiaramente ci sono anche, c'è anche l'altra metà del cielo, che sono gli uomini comunque che hanno collaborato e che collaborano sempre a queste iniziative. E quindi grazie a tutti di cuore. Ci sono le donne, e poi ci sono le donne, donne. E quelle non devi provare a capirle. Sarebbe una battaglia persa in partenza. Le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle. E non devi dare loro il tempo di pensare. Devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato quelle paure che ti sapranno confidare una volta sola. Una soltanto, a bassa, bassissima voce, perché si vergognano delle proprie debolezze e dopo avertele raccontate si tormenteranno in un'agonia lenta e silenziosa al pensiero che scoprendo il fianco e mostrandosi umane, fragili e bisognose per un piccolo fottutissimo attimo vedranno le tue spalle voltarsi e i tuoi passi allontanarsi. Perciò prendile e amale. Amale vestite, che a spogliarsi son brave tutte. Amale, indifese e senza trucco, perché non sai quanto gli occhi di una donna possano trovare scudo dietro a un velo di mascara. Amale addormentate, un po' ammaccate, quando il sonno le stropiccia. Amale, sapendo che non ne hanno bisogno, sanno bastare a se stesse, ma appunto per questo sapranno amare te. Come nessuna prima di loro. Non importa chi sono,
non importa come mi chiami, potete chiamarmi strega, perché tanto la mia natura è quella. Da sempre, dal primo vagito, dal primo respiro di vita, dal primo calcio che ho tirato al mondo, sono una di quelle donne che hanno il fuoco nell'anima, sono una di quelle donne che hanno la vista e l'udito di un gatto, sono una di quelle donne che parlano con gli alberi e le formiche, sono una di quelle donne che hanno il cervello di Ipazia, di Artemisia, di Madame Curie, e sono bella. Ho la bellezza della luce, ho la bellezza dell'armonia, ho la bellezza del mare in tempesta, ho la bellezza di una tigre, ho la bellezza dei girasoli, della lavanda, eppure dell'erba gramigna, per cui sono strega. Sono strega perché sono diversa, sono unica, sono un'altra, sono me stessa, sono fuori dalle righe, sono fuori dagli schemi, sono anormale, sono io. Sono strega perché sono fiera del mio essere animale, donna, zingara, artista e folle ingegnere della mia vita. Sono strega perché so usare la testa, perché dico sempre ciò che penso, perché non ho paura della parola pericolosa e pruriginosa, della parola potente e possente. Sono strega perché spesso do fastidio alle sante inquisizioni di questo strano millennio, di questo medioevo di tribunali mediatici e apatici. Sono strega perché i roghi esistono ancora e io, prima o poi, potrei finirci dentro. Torno a casa, preparo la cena per i bambini e per il cane, una bella fiaba e via, li metto tutti a letto. Poi inizio a preparare la cena per mio marito, che tornerà dall'ufficio sicuramente con 5 colleghi.
Mi vesto per la sera, evidentemente dopo aver fatto una bella doccia, sì. Alle 21 accendo le candele e accolgo tutti quanti. A mezzanotte l'ultimo whisky prima di andare a dormire, ovviamente dopo aver sistemato tutta la cucina, aver preparato la colazione per il giorno dopo. All'1 vado a letto con mio marito e facciamo una bella chiacchierata. Parliamo, che so, dell'ultima puntata di Beautiful, per esempio, e poi gli faccio un bellissimo massaggio thailandese per la cervicale e via. Ci addormentiamo. Oh, signora, ma ci dica, lei per essere donna, madre, moglie, amante, manager, ma come fa? Beh, io sniffo. Barbara Fiorullo e Marcella Pagliardi, la mia famiglia di Barbara Cortellesi. Ma quelle medicine sembrano degli strumenti. La mia famiglia siamo uno. Mi chiamo Colacci Luciana. Sto per venire al mondo e non vedo l'ora, perché nella pancia si sta veramente strettissimi. Mamma, nonostante sia incinta di 9 mesi, lavora a servizio da una signora. Papà lavora per un traslochi, si chiama Mario e si lamenta sempre che non c'ha una lira. Dice sempre, se andassi a rubare sì che sarei ricco. La differenza tra mamma e papà è che mamma lavora e si sta zitta. E papà invece lavora e si lamenta. Appena nascerò però, mi ha promesso che mi fascia dentro la bandiera della Lazio. Sai che risate. La mia famiglia siamo 5. Io sto alle elementari. I miei hanno fatto altri 2 figli a raffica dopo di me. Alla seconda femminuccia mio padre ha rosicato e si è calmato soltanto quando è arrivato il maschietto. Papà ci tiene al cognome. E nel nostro paese lo puoi mantenere solo se sei maschio. A casa c'è tanto rumore. La televisione, il traffico della tangenziale, i miei fratelli che stanno sempre a piangere. Papà che russa. Io vorrei un po' di silenzio. Secondo me, quando si fa troppo rumore, le persone non riescono a pensare e ci si confonde. La mia famiglia siamo 30. I miei compagni di classe stiamo sempre insieme per strada. 2 ragazze sogniamo l'amore romantico sotto la luna piena. I ragazzi invece disegnano enormi peni, come si dice, enormi peni sul muro, di tutte le forme, certe volte pure con le variazioni sofisticate. Io veramente non la capisco sta ossessione che c'hanno i maschi. L'anno prossimo vorrei tanto fare l'alberghiera, però non ce l'ho vicino a casa. Dietro casa c'è ragioneria. Allora mio padre mi ha detto che devo fare ragioneria. Così vado a scuola a piedi e risparmiamo la tessera dell'autobus. La mia famiglia siamo 4. Mi sono presa il diploma e ho cominciato a lavorare. Prima nero e poi sono entrata nel delirio di sti contratti a termine e ho cominciato a capire come funzionano le cose. E ho capito che io un posto fisso non lo avrei avuto mai. Vivo ancora a casa con i miei, ma a 25 anni mi sento stanca come se ne avessi 50. Però sto lì e sto zitta. Quando è morto mio padre, non è che ci aveva la pensione o l'assicurazione, perché lavorava nero come tutti quelli nel quartiere nostro. Ci ha lasciato 4 soldi e una 127 verde, che quando arrivavo sotto casa tutti quanti strillavano: eccola là, è arrivata Luciana col testa verde! Mia madre ha 70 anni e ancora sta a servizio, che ora la chiamano collaboratrice domestica, ma per tutti rimane sempre una sguattera.
E siccome nella vita uno parla sempre del lavoro che fa, gli avvocati parlano dei processi, i medici delle malattie, mia madre parla solo di stracci e di sapone. Forse per questo che sono venuta su una ragazzetta pulita. La mia famiglia siamo due. Mi hanno fatto un contratto a termine. Ogni 6 mesi me lo rinnovano. Oramai ho ben po' che lavoro. Ho conosciuto Stefano. Ci siamo innamorati. Ci siamo pure sposati. Lui fa il muratore, mi rispetta e ci vogliamo proprio bene. Viviamo in un monolocale in affitto fuori Roma, a Guidonia, a 350 euro al mese, che poi è la metà di quello che guadagno. Le vacanze le facciamo a fine settembre, perché costa di meno. L'altro anno in Calabria, nella pensione, ci stavamo solo noi due e una vecchia su una sedia a rotelle trascinata da una moldava scoglionata. Pure il cinema all'aperto aveva chiuso. Quando non pioveva, andavamo al mare alla spiaggia libera. Un giorno siamo andati persino a visitare la città di Potenza, gli unici turisti nella storia di quella città. La gente ci guardava strano, dicevano boh, gli si sarà fermata la macchina. E invece dei monumenti ci indicavano direttamente i meccanici. Però io e Stefano ci ridevamo sopra. Capito? Stavamo noi due e stavamo bene. La settimana dopo tornavamo al lavoro, guardavamo le foto con gli amici, raccontavamo la vacanza. A noi ci stava bene pure così. Perché un lavoro ce l'avevamo ancora, ripetitivo, faticoso, mal retribuito, però almeno ci faceva sopravvivere. Era una vita di merda, se ben chiaro, però era quello che ci era capitato, e a lui stava bene pure così. La mia famiglia, siamo 2 e mezzo. Un bel giorno ho compiuto 33 anni e mi sono detta, ma mica devo morire sulla croce come Cristo, io ho ancora tutta la vita davanti. In azienda mi hanno promesso che se lavoro tanto, non baccaglio sullo stipendio da fame, non pretendo i buoni pasti e mi fermo quel paio d'ore in più al giorno senza che mi paghino lo straordinario, dice che sicuramente mi rinnovano il contratto e pare che l'anno dopo mi assumano in pianta stabile. E io faccio tutto, faccio tutto, faccio tutto, mi sacrifico, mi spacco la schiena per 700 euro al mese e in più sorrido sempre che manco mi era stato chiesto. Però faccio un errore solo, uno solo. In un momento di grande gioia e di allegria, decido di mettere al mondo una creatura. Con Stefano ci avevamo tanta voglia. E invece di ricevere una pacca sulla spalla, mi vengono a dire che non mi rinnovano il contratto, che l'azienda deve risparmiare, che mi ringrazia per il lavoro svolto, ma non hanno più bisogno di me. E me lo dicono che sto al 7° mese di gravidanza. Con mio marito che sta a lavorare in Germania e mia madre che non gliela fa più manco a tenersi dritta con la schiena. E che dite? Come vado avanti io? Che faccio? Mi vendo la 127? La mia famiglia siamo 3.757.000. Io faccio parte di quel 12% del paese che sta sotto la soglia di povertà. Io non chiedo niente di speciale, io voglio solo essere ascoltata. Io rivoglio la vita mia, rivoglio lo stipendio mio basso. Voglio essere premiata perché metto al mondo una creatura. Una donna se rimane incinta e non ha il contratto protetto, rimane sul lastrico. Io non lo voglio il macchinone, i capelli me li tingo da sola. Ma ridatemi lo stipendio mio. Io non sono pazza, io sono soltanto stanca. Il piccolo Mario è nato, pesava nemmeno 2 chili, però non ha versato nemmeno una lacrima, ci ha guardato dritto negli occhi, sembrava un piccolo guerriero silenzioso. Nostro Signore ha detto che gli ultimi saranno i primi, non ha detto il preciso quando. La mia famiglia, siamo 3.
arrivata Tiziana. Nonostante i contrattempi tecnici, io le farei un grandissimo applauso. Ci presenterà, fatto dalla Carmen di Georges Bizet, a Valera. L'amore è un uccello ribelle che nessuno può domare. Ecco a voi, Tiziana Sbarchiero.